Un esemplare di gibbone dalle mani bianche, una specie minacciata di estinzione, sequestrato in un quartiere di Milano, è stato trasferito al bioparco di Roma dal personale specializzato del servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato di Roma e di Milano. Tai, così è stato chiamato il primate, viveva da oltre 3 anni nel giardino di una villa del comune di Nerviano, nei pressi di Milano, a causa di una complessa vicenda giudiziaria e dopo che il Corpo Forestale dello Stato lo aveva sequestrato nell'ambito di accertamenti sulla detenzione di animali esotici nel quartiere cinese di via Paolo Sarpi a Milano. Il gibbone dalle mani bianche, al pari di tutti gli altri primati, è una specie considerata pericolosa per la pubblica incolumità ed è tutelata dalla Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Finalmente, dopo un complesso iter giudiziario, è arrivato qui al bioparco. Dobbiamo dire che nella nostra esperienza lavorativa questo non è il primo e purtroppo forse non sarà neanche l'ultimo caso in cui persone che si recano all'estero per un viaggio in mete esotiche tornano con un ricordo appunto di una specie particolarmente protetta come il caso di cui stiamo parlando. Tai non ha mai visto suoi simili e appartiene ad una specie tra le più rappresentative dell'ordine dei primati, fortemente minacciata d'estinzione nel proprio habitat naturale, le foreste dell'Indocina, a causa della caccia illegale e della deforestazione. Il gibbone dalle mani bianche, al pari di orango, scimpanzé e gorilla, è una scimmia antropomorfa e condivide con l'uomo un'alta percentuale di similitudine genetica. Ha un ampio repertorio di versi ed emette vocalizzazioni acute che riecheggiano nelle foreste primarie di Cina, Birmania, Thailandia e Sumatra e ne segnalano la presenza anche ad enormi distanze. Si tratta di primati dalle caratteristiche biologiche e comportamentali delicatissime, conosciuti come gli acrobati della giungla, che con i balzi tra un albero e l'altro possono coprire distanze anche di 15 metri. Il provvedimento di trasferimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a seguito delle argomentate proposte del Corpo Forestale tese ad assicurare il pieno rispetto delle regole etologiche di custodia dell'animale e garantirne un reinserimento ottimale. Per questi motivi Tai è stato affidato alle cure del personale specializzato del Bioparco di Roma, che lo accudirà secondo gli standard di allevamento in cattività per la specie, considerando anche che l'esemplare ha vissuto per anni esclusivamente a contatto con esseri umani. Parliamo solo di una specie minacciata, una specie che ovviamente non si può tenere a casa, un animale che quando cresce, adesso è un sub-adult, sta intorno a 5 anni, ma tra un anno può diventare molto pericoloso. Ma al di là della pericolosità, un animale che deve essere inserito dentro un programma di conservazione e sarà tenuto o qua al bioparco, se riusciamo a costruire un'area idonea per gibboni, se no può andare anche in un'altra struttura europea. Trattandosi di una specie monogama, Tai avrà presto una femmina con cui vivere e magari anche riprodursi, in linea con le indicazioni del coordinatore del programma europeo di riproduzione in cattività per le specie minacciate.